Il teatro ora Giorgio Albertazzi riporta a Milano le memorie di Adriano dal capolavoro di Margherite Jursenar. Quasi 900 Italia. repliche in 26 anni. Con un allestimento tra i più longevi della scena teatrale contemporanea, Giorgio Albertazzi, a 91 anni, torna a Milano con le memorie di Adriano, dal romanzo di Marguerite Jursenar per la regia di Maurizio Scaparro. Lui dice a ciascuno la sua china, a ciascuno il suo destino, il mio è racchiuso in una sola parola: il bello, la bellezza. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo, come me. Non un personaggio, ma un'idea di mondo, secondo Albertazzi, l'autobiografia immaginaria che la Jursenar dedicò all'imperatore illuminato, la cui crisi personale si sovrappose al crepuscolo di Roma. Il secondo secolo, quello di Adriano, cioè era un momento straordinario perché gli dei non c'erano più, diciamo, e Cristo non c'era ancora. Quindi è un momento in cui l'uomo è solo, fondamentalmente libero. Io ho sempre cercato la libertà più che il potere. Di ogni capolavoro si dice di che è sempre contemporaneo. Nel caso delle memorie, sottolinea l'attore, spero che questo non sia vero. Siamo molto più indietro di allora. Siamo tornati all'età del, 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 del ferro, della violenza pura. Nel Tagliacole. Regia essenziale, tutta al servizio di un attore che non ha più bisogno di entrare e uscire dal personaggio, ma lo porta sempre con sé, con il suo messaggio di bellezza e di speranza. Lui dice sì, è vero, distruggeranno le opere d'arte. E questa è la cosa grave, no? I barbari. Però, però ci sarà ancora la pace ogni tanto. Le parole giustizia, umanità, libertà ritorneranno a avere un senso per noi, no? Replica al Teatro Franco Parenti fino al 2 luglio. Ero dio semplicemente perché ero uomo.